Le linee guida sostanzialmente sono quelle che vengono universalmente adottate in qualsiasi tipo di progetto che preveda il restauro e preveda il recupero funzionale dell'edificio. Nella fattispecie è sempre importante, sempre fondamentale, prima di iniziare i lavori, prima di iniziare addirittura la fase progettuale, la conoscenza dell'edificio. Questa conoscenza si estrinseca attraverso lo studio storico, lo studio materico, lo studio di tutti quei dettagli che ci mettono in condizioni di portare avanti e di quindi definire in filigrana assolutamente un progetto che tenga conto delle istanze legate alla necessità della conservazione di elementi che possono sembrare anche elementi minimali, gli intonaci ad esempio, la conservazione di alcune piccole evidenze, piccole incisioni anche a volte sulla pietra che magari possono essere incisioni di tipo storico fatte da qualche vescovo, qualche notabile che si è recato sul posto. Questi fanno tutti parte, questi elementi fanno parte della storia, nella fattispecie della storia del convento di San Paolo d'Argon, e visto che sono elementi che vanno tutelati e mantenuti, il progetto terrà conto di tutto quanto quello che è stato fatto nella fase precedente, che è quindi una fase di indagine, di analisi, una fase storica. Dopodiché il progetto, evidentemente, siccome la seconda istanza di cui parlavo è un'istanza di tipo di riuso, quindi di riutilizzo del manufatto, evidentemente il progetto dovrà alterare, sicuramente dovrà alterare alcune volumetrie, ma tutto ciò che è fondamentale è che l'intervento sia un intervento assolutamente riconoscibile nel tempo, perché un intervento di tipo mimetico, un intervento che tende a nascondere i nuovi inserimenti, è un intervento che in qualche modo ci fa perdere proprio questa fluidità della storia. Quindi potrebbero essere degli interventi che nascondono in qualche modo l'evoluzione, e questa è una cosa che noi tendenzialmente dovremmo cercare di evitare. Quindi va bene un recupero, va bene un nuovo intervento, sempre sulla scorta di tutti gli studi precedentemente compiuti sull'immobile, a patto che questi nuovi interventi siano riconoscibili nel tempo. Uno storico fra 200 anni dovrà capire che ciò che abbiamo fatto oggi è anche se non datato, intendo dire, non necessariamente datato, dovrà capire che c'è stata questo passaggio un po' di consegne fra una storia antica e una storia moderna, un riuso sostanzialmente. Regione Lombardia ha deciso di sostenere questo intervento innanzitutto insieme ad altri enti pubblici e soggetti privati. L'ha fatto tramite un accordo di programma, ha promosso un accordo di programma, che è sostanzialmente un contratto tra soggetti che decidono di mettere dei soldi, dei finanziamenti, su un preciso programma con dei tempi certi, per cui un contratto che permette, semplificando tutte le procedure, di arrivare alla realizzazione e non solo alla partenza di un progetto, ma al suo compimento. L'ha fatto insieme alla provincia di Bergamo, al comune di San Paolo d'Argon, all'Università degli Studi di Bergamo, e con la diocesi e la parrocchia di San Paolo d'Argon. C'è anche un finanziamento di Fondazione Cariplo. Perché l'ha fatto? La Costituzione italiana assegna alle regioni un compito che non è quello specifico della conservazione dei monumenti, ma della loro valorizzazione. Quindi quando si interviene su un restauro, che è una cosa necessaria, altrimenti gli edifici crollano,
Regione Lombardia, le regioni italiane lo fanno soprattutto perché questo monumento, questo edificio sia poi utilizzabile. Utilizzabile da tutti, pubblicamente fruibile per delle attività culturali. È chiaro che queste attività devono essere compatibili con la vocazione storica dell'edificio, perché non si può stravolgere quella che è la vocazione di un luogo della cultura. Però è importante che i luoghi, gli istituti della cultura siano soprattutto utilizzati, fruibili. Cioè non vogliamo creare o ricreare delle cattedrali nel deserto, ma vogliamo qualcosa che sia naturalmente restaurato, ma poi goduto da tutti. E un altro motivo per cui si è finanziato San Paolo d'Argon, oltre naturalmente al valore inestimabile di questo complesso monumentale, è il fatto che le possibili previste destinazioni d'uso, che poi questo contratto, questo accordo di programma ha meglio e più precisamente definite, sono proprio nel senso della fruizione e della compatibilità, della sostenibilità. Cioè anche in questo caso si sono cercate insieme a tutti gli enti pubblici e privati di trovare delle destinazioni d'uso che potessero, come dire, autosostenersi. A San Paolo d'Argon verrà fatto un polo culturale, museale, un luogo per congressi e convegni, ma anche un polo formativo. Ecco, queste sono delle destinazioni d'uso compatibili con la struttura monumentale storica che permettono a questo intervento nel futuro di sostenersi, cioè di non essere solo un costo per la collettività che dovrebbe mantenere l'ennesimo bel monumento, ma delle attività che potranno in qualche modo autofinanziarsi, autosostenersi e quindi garantire questa fruibilità e questa conservazione di un patrimonio davvero bellissimo come il convento di San Paolo negli anni e nei secoli futuri.